a questo video di Dungeons and Dragons, è il primo in assoluto. Io premetto, non ci so giocare, infatti qui di fianco di me c'è il caro vecchio tecnico del suono e direi che abbiamo qualche bella cornutella qua davanti. Beh, possiamo cominciare, no? Questo video noi lo salteremo e lo caricherò a parte. E quindi lo aspetterete perché abbiamo provato, non si sente niente. Che nano. Intanto il personaggio lo faremo maschio, poco ma sicuro. Dobbiamo anche leggerci tutta quanta sta roba. Ah. Sì, beh, cerchiamo qualcos'altro. Allora, partiamo da questi che sono più grossi e cattivi con i denti per fuori, però non mi piacciono. Ma, umani? No, troppo classico. Questo è un immigrato clandestino. Questo è nano. Basso ciccione. Umani di tutti i sensi. Non so, c'è scritto. Elfi, ci sono gli elfi del bosco, gli elfi della luna, gli elfi del sole, gli elfi di sta minchia, mezzelfi, cornuti, questi che sono a pagamento purtroppo. Che dici, Steffi? Nani, facciamo un super mega nano. Allora, abilità, piedi saldi, 20 per cento di maggiore resistenza contro gli effetti di colpisci e spingi. Chissà che spinge. Allora, razziale, evviva. Dona costituzione più 2, forza più 2 o saggezza più 2. Hai il 10% in più di resistenza al danno contro gli effetti dei danni nel tempo. Questa è tanta vita. Sì, mi sa che si capiva. Facciamo. Sì, facciamo nano. Spada e scudo. Spadone, mazza e scudo, mazza, quello è un coltello, mi sembra più una mazza, qui, no, qui, non sei ragione te, presto disponibile, beh, bella questa classe, no, sicuramente la faremo, quindi, boh, non so, abbiamo preso un nano, direi che i maghi possiamo anche sognarceli, anche i ladri, perché a me non piacciono. Questo qui è la brutta copia di Uller, giusto? Sì. Ma no, spada e scudo non mi piace. Scusa. Spada e scudo non mi piace, quindi direi mazza e scudo. Allora, mi che skill. Allora, crea una zona di sicurezza della tua resistenza al danno aumenta del 30%, gli alleati ottengono aumento della resistenza al danno del 10% e guariscono rapidamente, mentre mantieni questa zona, sei immune agli effetti di controllo. Giuramento di protezione, guadagni il 60% di resistenza al danno, i tuoi alleati il 20%, giuramento di devozione, cura finita del rifugio aumenta del 200%, minchia. Infligge un danno rapidamente radiante intenso a tutti i nemici in un'area intorno al bersaglio. 10 danni per 8 secondi, curi anche gli alleati vicino al bersaglio. In posizione delle mani, ti lungo giacca e cravatta. Ma questo non l'hanno scritto. Guarisci immediatamente il bersaglio del 100% dei suoi PF massimi e rimuovi tutti gli effetti di danno nel tempo dal bersaglio. Questo potere consuma PA proporzionale alla quantità di PF mancante al bersaglio. Sono punti feriti, sono punti di natura. Ah, ok. Puoi interagire con oggetti religiosi e raccogliere manufatti per poi venderli. Quello lì con la spada e con lo scudo? Fa. Pare tanto per cento di colpi in arrivo. C'è l'altro più da sempre. Cioè di qua devi essere molto religioso. Tipo non ci sono questo qua è un tank, questo qua è un tank, cioè è buono, secondo me poca gente lo fa, Sì, vabbè, madonna. Mi ispirava di più perché c'era la mazza, fa più male la mazza. È più violenta. No, questa cosa non va bene, fa abbastanza preferirei il schifo. mantice per questo. Madonna santa. Ancora usciranno buoni in forza prima o poi.
10, questo è equilibrato, questo Ah, ma ti serve carisma e saggezza, quindi fa uscire più altri 20. Andrò a far uscire un 20 in costituzione di nuovo. 19, 17, 18, 20. Aspetta. No, 23 13. testi di credo per usare forza. Più costituzione e No, forza non ho sono. ancora fatto schifo. Schifo. Se no si può sempre mettere. Gira ancora. Saggezza, carisma. Scusa, fa saggezza. Serve più saggezza. Serve una cosa tipo 18-15. Eccolo qua, perfetto. Fantastico, quindi possiamo continuare. Gli scegliamo una faccia veramente brutta. No. Ah, però questo qui mi piace la barba. Sì, ho i capelli sì. Se no vediamo un po' che barbe ci sono. Questo c'ha una maschera antigas. No, su se c'ha una maschera antigas questo. Cosa che c'ha i capelli lunghi, un occhio più ancora. No, va bene. Personalizziamolo. Visi giovani, vecchi e segnati. Ma facciamo vecchietti, appunto. Questo qui c'hanno tutti quanti la stessa cicatrice, nello stesso punto. Ma sembrano tutti uguali però, Allora. Capelli corti, treccine corti con stile. No, no, anche no. Svasati. Cosa vuol dire svasati? Arruffati. Questo non c'era più niente. Questo sembra. No, così è più carino. Questo che dici io, che se no ci mettiamo una vita. Lo so, ci mettiamo una vita, ma lo fallo bello. Pupilla a me, sì, ovvio, questo lo lasciamo così. Barba e baffi, abbiamo detto che è figa questa. Tatuaggi. No, cicatrici. Occhio sinistro. Occhio destro. Naso destro. No, l'occhio sinistro mi piace. Corporatura. No, no. Corpulento. Dove? Come? Così è più grasso. Abbiamo fatto un ciccione di quelli potenti. Ok, continua. Vado, guarda, giusto. A posto. No, filettino non è dignità. Ah. Eh sì, per forza. No. Dalle isole? No, dalla costa del drago? Dalle isole. Per forza. E andiamo avanti. Nuovo personaggio? A caso? No. Adric Stoneheart. Non so, questo mi ispira, quindi possiamo andare avanti. Yeah, bellissimo. Abbiamo fatto un ciccione con una maschera antigas e i capelli bianchi. Però il viso giallo. Ci svegliamo, una nave è stata distrutta, abbiamo dei piccoli flash di qualche drago. C'è qualcuno che ci sta parlando. Oddio, è più bella di noi, morirà male. Move around Ah, using c'è the tizio, c'è WASD tizio. keys. Non ci caga, possiamo andare avanti. Move to Private Wilfred. Fa morire da ridere come Close. corre, Dr. però. Lennox saw the Draculich attack the Sono alla ship. ricerca di I was avventure e afraid there would be no ricchezze. survivors. What brings you to Neverwinter in such troubled times? No, io Being non lo attacked so. by a Draculich and then nearly drowned is quite a shock to the system. I'm sure it will come back to you. In the meantime, you should search the beach for your Ti gear. ringrazio, Course the Alfred. path leads to your next objective. Completato. Press Z to toggle it on and off.
Waypoints appear on the map to mark your quest objectives. Qui c'è una cassa. F to interact with characters and objects. Cerchiamo tra i rottami. Ho trovato una mazza arrugginita. Qui troveremo uno scudo. No, ho trovato un pettorale. Peccato. Troviamo lo scudo. Press I to open your inventory. Double click an item to adesso equip. Come si fa? Ah, c'è scritto. Scusa. Direi che si preme il tasto destro per equipaggiare, giusto? C'è anche scritto. Press the Alt key to toggle mouse cursor and mouse look moves. Scusa. F2 per passare al tracker. Current quest objectives. Ok, vai all'accampamento. Seguiamo sta cosa. Su per le colline andiamo corricchiando. Non so più che cosa dire, ma siamo arrivati. Facciamo un fuoco, quindi dopo possiamo andare a darmi fuoco. Sì, non darci fuoco. Sto bruciando vivo. Yeah. Peggio delle streghe nell'antica Francia. Good to meet you. It's good to see someone survive the attack on the ship. Although we stop for Lindra's main force, sì, noi la accettiamo sicuramente. The battlefield is crawling with mindless undead who lost their masters in the fighting. To make matters worse, the enemy is raising our dead to use against them. To use valorous strike against enemies in front of you. Vedo tizi moribondi. A partire dal soldato ferito, te morirai male. Mi piace la mazza. Oh. Prego, è tornato normalissimo. Ma darmi una mano a combattere, no? Qui stiamo facendo... picchiando tutti quelli che vediamo. Perché io posso... Devo dire che è divertente la mazza, no? Gli fai male fisico. Non fa neanche tempo a guardarmi e sono già morti. Bene, ne manca soltanto uno. Dove? Ah, ok. Mi chiamano anche, ma io non li vedo. Perché siete tutti brutti. Bene, ora vado all'accampamento correndo alla velocità di questo nano. Ciccione, se lo facevo magro correvo più veloce. Salta anche, oh mio dio. Press spacebar to jump. Un ciccione che salta. Sì. We were lucky to drag the Lindra's force. Thank you for altro nano, sei ciccione anche tu. Però io la mia barba è più figa. I'm afraid I have a gruesome task for you. Accettiamo. We've driven the Lindra's main army off, but Red Wizard allies are still harassing us and summoned undead. Vedo le unità schiacciando. Trying to drive them off with his archers, but they're short on ammo. Search the battlefield and scavenge some arrows from the dead, and then take them to Hothedon. È sempre la stessa cosa? Cosa cambia? Si usa col tasto destro. Abbiamo gli affondi col tasto destro. Vediamo qua. Gli affondi col tasto destro. Ah, ok, devo avere un bersaglio. Right there to use radiant strike. Questo tizio viene in freccia and gain a damage buff. Ucciso male. Qui c'è un tizio. Un cornuto. Cosa è successo? I will answer your questions if I can. But do not break my concentration.
Valindra had a Dracolich under her control when she attacked Neverwinter. It attacked ships in the harbor and then came straight for the city. My friends and I were helping Sergeant Knox defend the walls when it attacked. There was I don't know how Valindra got a Dracolich. Perhaps a deal with the cult of the dragon. The important thing is that we deprive her of it. When a Dracolich is killed, its spirit returns to a special phylactery. From there, it can possess the body of another dragon. Tu sembri molto bello. This Dracolich's spirit has not departed yet. I'm trying to bind it here. If it cannot return to the phylactery, we may be able to destroy it and deprive the Lindra of the power. È divertente però, dai. Muori anche tu perché... Adesso corriamo col nano ciccione. Madonna santa, dategli meno da mangiare. Per recuperare quel poco di vita che ci mancava. E a parlare col tipo. You found some ammunition. Excellent. Please place the arrow. We must drive the wizards back. A posto. Dobbiamo mettergli qua le frecce. E riparlare col tipo. Thank you for the help. The red wizard. Va bene. Quante le draghe dormono? More undead are attacking Neverwinter. They're boiling out of Castle Never and storming the Sleeping Dragon Bridge. Bene. If the bridge falls, they will enter the heart of the city. Protect his enclave. Grazie. I must stay and deal with the Red Wizards. Please, go to the bridge and aid the defenders. Destroy the undead soldiers near the gate to our north so it may be opened safely. Then talk to Private Wilfred. He will get you inside the city and show you the way to the bridge. Be careful, these undead are more aggressive than others you fought. Tempest grant you strength. Finalmente la devozione. Veramente da. Lo so, stiravo. Boh, vabbè. Guarderemo prossimamente. Ok. Sull'acqua, a posto. Press key to use burning light, damaging and disorienting your enemy. Proviamo a vedere. Tranquillo. Certo, mi ricordo si è accagnata. Ora voglio provare a vedere la prigione. Accoppiamoli tutti. Dobbiamo andare sopra il ponte, ma uccidiamo anche te. Ok. E in cui li lasciamo anche stare? O mi seguono? No, non mi seguono. Ma tu eri all'inizio. Hello again. You're looking a good deal. Devi dirmela. You washed up on the beach. Subito dopo. Told you drying out by the fire would do you good. Toccato farmi tutto il mondo. My mother says visible location to travel to. You've thinned out the skeletons enough that we should. Viaggiamo a questo punto. Però è stato bastardo, però poteva accompagnarci. Invece l'ha a correre per. They're in trouble. We must go to their aid. Sono guai, non ad aiutarli. Vai, io ti seguo. No, sia mai. Press and hold shift to activate sanctuary. Sanctuary both rapidly heals and increases the damage resistance of you and your allies. You cannot use sanctuary when your stamina is low. Adesso no, adesso è così. They just keep coming. Okay.
potrebbe essere già anche quello con lo scudo di Dio. Ah, che danni dare? O sono io? C'è un amore. Come al solito, su tutti quanti i giochi ti vogliono un bene dell'anima. Aspetta, basta. Allora, ho capito ancora. Piovono sassi da tutte le parti, sono fatti. Tu incredibile. What in the nine hells is that? Your soul! Per quanto sembrava forte, però. Vediamo la vita. Divine judgment, causing divine damage to all targets in the area. Classe, anche di coraggio. Dai, tu hai alleati in 30 secondi. Entro 30 piedi, friggete l'1% dei tuoi punti di ferita massimo, più un danno bonus radioso. Questo qui invece. Chi la vendetta nemmeno si fa nemici e danno incredibili in una piccola area di un bersaglio. Allora, questo qui si attiva dopo i tre colpi di questo, ma dopo il colpo di questo che si attiva radiosità, sì. Quindi usare il tasto destro e poi si fa più male. Ok, continuiamo ad andare avanti. The gatehouse! We're going to make it! Sì, non vedo questa grande differenza. Mi sono perso come si para, però. Oddio, lì c'è qualcuno di bello potente. Valindra! Questo muore, poco ma sicuro. Ecco appunto. Pa! È volato via. Cosa dite? Quello sembra alquanto. Sono io o sembra il tizio di Venerdì 13? L'assassino, aspettatelo. Intanto raccogliamo e poi uccidiamo. Come hai fatto? Oggetto non identificato. Abbiamo trovato un UFO. Vediamo, c'è anche un tizio, no? Tizio. Tizio mezzo morto. Sorry, should have been more cautious. But when I thought of all my friends who died because of her. Sì, è spastica vera, fantastico. Più che moribondo. Io mi sono perso le ferite, dove ce le ha, scusa? Mi sembra uno che viene tirato a me. Lord Neverember is no saint. But he's better than the alternative. Io non so perché il mio personaggio deve dirgli che gli dispiace, ma non è vero. È morto e ci dispiace. Ah, ok. E beh, per oggi direi che può bastare. Abbiamo fatto il primo mini boss, era giusto il mini boss? Sì. L'Araldo contava come mini boss. Ci lasciamo con il tizio che muore. Vabbè, al prossimo video.